Bentrovati. Nel breve tutorial che seguirà oggi vi vado a spiegare come lavorare due giri in un'unica volta. È un sistema che sto applicando ad una delle mie lavorazioni e ho creato anche l'angolo. Il sistema di lavorare due giri in uno io l'ho trovato in rete e sotto al video vi metterò il link di riferimento dal quale ho preso spunto. Questo è il mio campioncino, voltiamo il lavoro e partiamo con il farvi vedere come andare a lavorare due giri in una volta sola. Sappiamo che a inizio riga la maglia alta viene sostituita da delle catenelle. In questo caso andremo a lavorare semplicemente una maglia allungata ritorta. Vedete che ho chiuso l'ultimo punto del giro sottostante, ho voltato il lavoro e ripartiamo con allungare leggermente la catenella per portarla all'altezza di una maglia alta. Tenendo il filo fermo sull'uncinetto, effettuiamo una piccola torsione verso il dietro, andiamo a pescare il filo, lo portiamo sul davanti e chiudiamo le nostre due asoline con un punto catenella e abbiamo, vedete, sostituito la nostra prima maglia alta. Poiché noi stiamo lavorando due giri in uno, ripetiamo l'operazione. Allungo leggermente la catenella fino a portarla all'altezza di una maglia alta. Tenendo il filo fermo sull'uncinetto, vado ad effettuare una torsione verso il dietro, pesco il filo, lo porto sul davanti, carico e vado a chiudere le due assoline. Diciamo che solo l'inizio è un poco complicato perché poi tutto il resto viene da sé. Vedete che si vengono a formare delle assoline di chiusura come se avessimo lavorato una doppia o una tripla maglia alta. I punti successivi noi non facciamo altro che puntare l'uncinetto nelle maglie di chiusura sottostanti. Vedete che qui ne abbiamo due, una davanti e una di dietro. Noi punteremo l'uncinetto nella catenella posteriore, quindi vado a caricare il filo, entro nella asolina posteriore, vedete, carico di nuovo il filo, entro nel punto successivo che devo andare a lavorare, estraggo di nuovo il filo, carico e vado a chiudere le mie maglie in questo modo. Semplicemente. Il punto successivo lo andiamo a lavorare nel punto di chiusura del giro sottostante. Vedete, questo è il primo punto di chiusura, questo è il secondo. Noi punteremo un uncinetto sempre nel secondo punto di chiusura prendendo la catenella che abbiamo verso sinistra. Quindi vado a caricare il filo, entro nella asolina, carico, punto alla base dove devo andare a lavorare, estraggo, carico e chiudo. 2, 2, 2 e 2. Carico, entro nella asolina di sinistra, ricarico, entro nel punto che devo lavorare e vado ad estrarre. Ricarico e chiudo tutti i gettati che ho sull'uncinetto. È un modo molto rapido di poter ovviare alla noiosa lavorazione delle maglie alte quando abbiamo lavori molto pieni. Carico il filo, entro nella asolina di sinistra, carico, entro nel punto da lavorare e vado ad estrarre. Carico e chiudo i gettati. Di nuovo, vedete che abbiamo dei punti di chiusura che staccano la maglia sottostante dalla maglia superiore. Noi
dobbiamo puntare l'uncinetto qui, sempre nella seconda asolina di sinistra. Carico il filo, entro nell'asolina, carico, entro nel punto da lavorare e vado ad estrarre. E continuo in questo modo per tutti i miei punti da lavorare. Arrivati alla fine, vi faccio vedere come chiudere la riga. Andiamo a lavorare il punto di fine riga. Entro nella seconda asolina, carico, e vedete che abbiamo due catenelle che chiudono il punto stesso. Noi le prenderemo tutte e due in questo modo. Entriamo in tutte e due le catenelle, vedete? Una e due. Vado ad estrarre e chiudo il mio punto. Vi faccio rivedere la partenza. Allungo leggermente la solina, vado ad effettuare una torsione verso il dietro, pesco il filo, lo porto sul davanti e chiudo le due asoline. Mi riallungo, torsione verso il dietro, pesco il filo, lo porto sul davanti e vado a chiudere le due asoline. Carico, entro nella seconda asolina della maglia del rigo sottostante, carico, vado nel punto successivo, estraggo e chiudo i miei gettati. Il primo punto è sempre un poco più difficile da lavorare perché, essendo una maglia ritorta, tende a girarsi. Voi sistematevi bene le chiusure e poi procedete alla lavorazione. Carico il filo, vado, vedete, nella chiusura della maglia del rigo sottostante, carico, vado nel punto da lavorare, riestraggo e chiudo tutti i miei gettati che ho sull'uncinetto e continuo in questo modo per tutti i punti da lavorare. E questo è il risultato della lavorazione. Non fate caso a queste piccole imperfezioni laterali perché è il punto stesso che rientra un pochettino, ma una volta finita la nostra lavorazione andremo a fare un giro di rifinitura e il tutto si sistemerà. Fate molta pratica, io mi auguro che anche questa volta il tutorial sia stato utile e di vostro gradimento. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video.